Ciao amici, siamo tornati e adesso voglio dedicare un fluid specificatamente all'addome, solo l'addome. L'addome è importante, l'addome ci aiuta tantissimo a avere le viscere più compatte, ci aiuta la schiena, ci aiuta la nostra postura e così andiamo a fare esattamente 10 minuti all'addome, ovviamente però in un contesto fluid. In un contesto fluid vuol dire in un contesto calistenico che coinvolgerà comunque altre parti del corpo, le spalle, le gambe. Non puoi mai guardare il corpo come se fosse un singolo entità, è sempre un macrocosmo, è tutto che funziona alla meraviglia insieme per darci risultati. Allora, portiamoci giù verso la gamba sinistra, stendo le braccia e vado a stendere addominali tesi, ok? Vengo su e vado dall'altra parte. Uno e torno indietro. E due. Respiro. E tre. E quattro. Ci mancano quattro. 5, addominali tesi, 6, 7, 8, su, qui, torni centro, piedi si chiude, giriamo dall'altra parte, scendiamo sulle gambe, sempre con i talloni che è perfettamente perpendicolare dall'altra parte della gamba, addominali tesi, siamo centrali, senti la gamba che è convolto, spalle rilassate, sono fuori e vado e torno. E due. Respiro. Tre. E quattro. Cinque. Sei. Ci mancano due. Sette. Otto. Torno centrale. Ok, scendiamo giù da questa parte, porto la gamba indietro e come ti ho detto andiamo a lavorare la plank. Addominali tesi, sollevo dall'addome e sentirai che è solo l'addome che ti solleva, non le spalle, anche se tu sentirai coinvolgimento delle spalle dei polsi. E tocco giù con le ginocchia, torno su. Facciamo uno, stendo, due, stendo, tre. Respiro. 4, 5, 6, 7, 8 and spingi indietro in downward looking dog. Respira. Vengo di nuovo in avanti. A questo punto mi sposto sulla mano destra, ok? Sollevo dall'addome, mano sinistra sale, trattengo per 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dall'altra parte. Poggio bene sulla mano sinistra, spalle sotto, sopra il polso. Sono leggermente spostata, sollevo dall'anca, la mano viene su e facciamo 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, scendo giù con la mano, piego le gambe. Ok, a questo punto le gambe sono sollevate dal pavimento e sento anche una bella presa con le mani, proprio con le mani penso di essere tipo un gatto che si aggrappa a terra e con le ginocchia tocchiamo i polsi. 1, 2, 3 e 4. 5, 6, 7, 8. Poggio, gomito destro, giro. Chi mi ama? Perfetto. Tiro in su con il ginocchio sinistra e stendo. Piano piano. 1, inspiro. 2, inspiro. 3. Se vuoi puoi anche appoggiare le mani giù, 4, sollevo da sotto, 5, 6, ancora 2,
sette. And otto. Metto giù e vengo su come un animale, ok? E cambio lato dall'altra parte, un po' animalesco, perché calistenico è animalesco, eh? Ok, rimango qua e di nuovo. Facciamo prima a sinistra. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Senti come si coinvolge anche le braccia, eh? Giù con quel gomito, sollevo da sotto, porto la gamba destra su e facciamo per otto. Estensione, uno e torno. Due. Respira. Concentri, c'è energia nel braccio, energia nella gamba. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. And relax. Giù. Ritorni, downward looking dog. Eccellente ragazzi, ci stiamo facendo un bel lavoro. Per 4, per 3, per 2. Vengo di nuovo in plank. A questo punto sollevo gamba destra, sfioro, torno indietro. Su, sfioro, stendi indietro. 3, torno indietro. E 4, torno indietro. 5, e 6, cuore 2, 7, and 8. Relax, recupero, respira. Adesso vi do un piccolo recupero sulle braccia, portando la destra in avanti, la sinistra in avanti e mi siedo indietro. Ok, scusatemi, sposto poco poco il mio microfono per non farlo ciancicare e mi giro di qua. Ok, siamo pronti? Andiamo a fare un roll up, abbiamo quasi finito, pochi minuti ancora. Ok, aspetta, ecco, codino incastrato nel microfono. Scendo giù, a questo punto apro le braccia, scendo completamente, braccia passano sopra la testa e salgo. Uno, scendo piano, respira solo con il naso. Due, sollevo. Tre, scendo. Dobbiamo fare 8, dai ragazzi. 4, scendo giù e torno su. E 5, e vado su. E 6, ancora scendo. Torno su, ci mancano 2. 2, piano piano. And ultimo, scendo giù, fermi qua, gambe stese, e puoi anche tenere le gambe leggermente piegate, ma secondo me è più facile che se sono stese, e le teniamo per 8, per 7, per 6, 5, 4, 3, 2, relax, recupero, abbiamo veramente fatto quasi, cioè sono i nostri 10 minuti addominali, sentite quanto è importante fare i nostri addominali. Andiamo a finire con un addominale che io adoro, proprio mi piace da morire. Scendiamo in half boat e braccio destro vai, lateralmente portiamo le anche verso lato sinistro e tratteniamo per 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piego. Vado dall'altra parte, estensione dall'altra parte, le braccia vanno esteso dall'altra parte. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, torno centro. Provi di sollevarti completamente, stendo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and stop. Lo so, alle prime volte dici, ma come fai? Non lo so, Gio, non ci riesco a farlo. Ma è un viaggio. Fluid è un viaggio. Non c'è giudizio, non c'è giusto, non c'è sbagliato. È un viaggio che tu vedi dove c'è il tuo corpo ogni singolo giorno per capire che cosa è
vuole fare il tuo corpo oggi, perché ci sono giorni sì e ci sono giorni no, e tu devi lasciare che il tuo corpo decide e tu semplicemente senza giudizi lo guardi e ami questa meravigliosa macchina che ti accompagna per tutta la vita. Va bene così. Altro allenamento fatto, ti aspetto domani su Now, No Ordinary Workout, e mi raccomando, passate una giornata figatosa.